Allora ragazzi, bentornati su Furwind, episodio numero 2, gioco bellissimo che mi piace tantissimo e che all'inizio sembra facilissimo, ma in realtà è abbastanza impegnativo, ma forse neanche troppo. Però, allora, questo gioco abbiamo già provato nella prima puntata e ho fatto dei primi livelli che sono veramente molto facili, abbiamo visto anche lo shoppino, il negozio e abbiamo visto la storia di fondo che è molto affascinante. Questo gioco c'ha il platino, ovviamente c'è il trofeo di platino che... diciamo non è difficile da prendere, non credo sia difficile da prendere, però è un po' lunghetto da prendere, perché per prendere il platino lo devi finire tutto, non è come quei giochi facili che c'hanno il platino facile dove fai tipo due livelli e già dal platino. Qua ti devi un po' impegnare e non ci dispiace affatto, perché il gioco è molto bello, secondo me veramente molto bello sto gioco. Ricordo che esiste oltre che per PlayStation 4 esiste anche per PC e per Nintendo Switch, quindi è un gioco che vi consiglio molto caldamente. Adesso siamo qui nel villaggio e abbiamo salvato il nostro amico Corvo, se ricordate. Abbiamo attraversato la prima parte della foresta con i pericoli. Adesso andiamo alla seconda parte, che somiglia un po' alla prima, però è diversa. E i boss somigliano a quelli del primo livello, sono un po' più tostarelli. Questo lo so perché... l'inizio del gioco già l'ho fatto su PlayStation Vita, è un gioco questo cross-buy, quindi se lo prendete su PlayStation 4 ottenete anche la versione PlayStation Vita e viceversa. Quindi prendiamo un po' di gemme che ci serviranno al negozio, ovviamente, dal nostro amico Corvo. Sì, sono riuscito a prendere tutte le monete, quella non la riesco a prendere. Ah, forse quella si prende... saltando in testa all'ape, cosa che non abbiamo fatto. Vabbè, non fa niente. Andiamo avanti. Saltone alla Sonic. Qui c'è una monetona. Io la vado a prendere quella. Quella quanto vale? Vale 5. Wow. Fantastico. C'è un'altra volta un lupo mannaro zombie che abbiamo provveduto a far fuori. Ah, là vediamo un mini boss, lo vedete? Questi però sono più agguerriti rispetto a quelli della scorsa puntata, quindi attenzione. C'hanno anche delle trappole, delle cose. Sono un po' più complicati da uccidere. Ah, m'ha preso! Qua sotto che c'è? Ho visto qualcosa. No, no, le punte, ma no. Ah, c'ho pochissima energia, devo stare molto attento. No! Allora, attenzione, ci sono sti sciamani con il mascherone che ti sparano delle magie. Ah, ci mette un po' di energia, bene. Ah, da qua si arrivava dove stavo prima. Ho fatto tutto il giro inutilmente, ho perso pure un sacco di energia. Andiamo sotto. Ah, lì c'è un checkpoint. E qua sotto c'è un boss. Ma intanto mi prendo un'energia. No, c'era l'uomo nero zombie dentro la cassa, disgraziato. Allora, qua sotto mi sa che c'è un... sì, c'è un mini boss, lo facciamo dopo. Prima voglio un po' esplorare il livello meglio. Qua c'è l'uscita dal boss. E c'è anche una ghianda. Vediamo un po' se riesco a sparare la ghianda. Perfetto. Ah, c'è una bella monetona, quella da 5. Mi fa ridere quando... fateci caso all'animazione della volpina. Guardate quando cade in caduta, che sorride. Allora, fa morire, troppo forte. Sembrano le illustrazioni proprio di un libro di favole. Fantastico sto gioco, veramente. Allora, andiamo a fare il primo boss, dai. Allora, questi sono un po' più tostarelli perché lanciano anche delle frecce dall'alto. Dice, sarai sconfitto dai miei artefatti. Ecco, ma adesso vedete, si mette a sparare le frecce dall'alto. Thank you.
No, l'ho mancato. Ho finito anche le ghiande. No, no, mi ha preso. Vai. No, no, non mi sparare. C'è pochissima energia. Sì, l'ho sconfitto appena prima. Mamma mia, se mi colpiva ero finito. L'ho sconfitto poco prima che sparasse le altre frecce. Ce l'abbiamo fatta veramente per un pelo stavolta. Purtroppo con 3 punti di energia non è facile. Ma io sono un pochettino impratichito perché questi primi livelli li ho già fatti su PlayStation Vita. Però vi assicuro che la prima volta che ci ho giocato su PlayStation Vita sono morto diverse volte a sto boss, eh. Sono morto almeno un paio di volte. Perché non è facile, non è facile. Ma qui che c'è? Ma preso? No, l'ho preso io. Qua a destra che c'è? Non mi ricordo, andiamo a vedere. C'è un altro lupetto mannaro. Vediamo se uno di questi nemici ci dà un'altra ghianda, perché siamo rimasti a secco di ghiande. Cioè il 7% di probabilità che un nemico ucciso mi dia una ghianda, eh. Ma io mi nascondo qua sotto per non farmi beccato alla magia. E poi è meno. Ah, aiuto! Maledetto lupo mannaro! Zombie! Ah, devo usare un checkpoint, ragazzi, perché non l'ho usato il checkpoint, eh. Quindi se io muoio adesso, devo rifarmi tutto il livello da capo, perché non ho... Finora non ho usato neanche un checkpoint. Torniamo un attimo indietro. E andiamo dove c'era quel buco lì, che mi sa che lì c'è l'uscita. Qua sotto mi sa tanto che c'è l'uscita, c'è sto sospetto. Allora, qui c'è un punto che va aperto con una ghianda e non ne abbiamo più. Purtroppo. Quindi devo cercare di... Ecco, vedete, l'uscita sta lì. Devo cercare di trovare un'altra ghianda. Speriamo che sia in una di queste casse. O nemici. Ah, mannaggia. È caduta la gemma dentro le punte. Là non la posso prendere, sennò... Ah, mi sono ferito. Va bene, approfitto per prendere la gemma. Ok. Qua c'è l'uscita del livello. Ah, guardate che gemma! Chissà quanto vale quella! Varrà tantissimo. Penso che valga almeno 10. Almeno 10 unità. Intanto c'ho 130... Allora, adesso devo assolutamente salvare in un checkpoint. Assolutamente. Allora, primo checkpoint che vedo, salvo qua. Sono troppo belli gli uccellini che volano via quando passi. Sto gioco è fantasia, ragazzi. A me piace tantissimo sto gioco, veramente. Dopo aver provato la versione PlayStation Vita, ho anche provato a vedere un po' qualche recensione, no? Velocemente, ho visto giusto di che ne so, una o due recensioni. E sto gioco è considerato intorno al 7 sulla critica. Invece su Steam non ho visto a quanto lo danno. Ah, ho pagato 8 per questo checkpoint. E se voglio riutilizzarlo costa 16. 16 è veramente troppo. Allora, qua sotto c'è il boss. Prima di andare al boss però facciamoci un giretto, vediamo cosa c'è qua davanti. Ah, c'è una pergamena. Una nuova challenge. Cos'è quella? È una gabbia con una lucciola dentro? Ho liberato una lucciola? A cosa serve? Vediamo un po' se mi mostra una qualche via. Non so a cosa serve questa lucciola, raga. Allora, c'ho 129. Con quelle tre vado a 132. 142, quindi quella verde vale 10. Ci ho azzeccato. La gemma verde vale 10, ragazzi. Adesso andiamo a sconfiggere il boss. Però c'ho solo 2 punti di energia. Non ce la posso far mai. Non posso farcela. Vabbè, ci provo uguale. Se muoio mi devo rifare tutto sto pezzo da capo, ricominciando al checkpoint. Non sarò sconfitto facilmente come gli altri. Allora, non ci abbiamo neanche le noci da tirargli, le ghiande. Perché in questo punto sarebbe stato facile tirargli le ghiande quando lui va... Quando lui evoca, vedete, le frecce. No! No, mi ha preso. Non posso più sbagliare se non muoio. Schiva! Mamma mia.
l'ho sconfitto. Mamma mia, per un pelo, regà, c'ho una calcola di energia, c'avevo. E quindi andiamo all'uscita del livello, dai, abbiamo completato anche questo livello, fantastico. Attenzione all'ape fetente, io la voglio colpire. Tanto c'ho parecchia energia. Però non mi arrischio a prendere la gemma lì. No, aiuto, mamma mia. Ecco, vedete, la freccina ci dice che lì c'è l'uscita. Però io volevo aprire questa, perché dentro c'è una gemma. Ma è possibile che nessun nemico ci ha dato una gemma nuova? Ma ci ha dato una ghianda speciale? Vabbè, magari poi ritorneremo più avanti in questo livello a prendere qui, ad andare qua sotto. Io immagino che qui sotto ci sia forse anche un'altra pergamena oltre la gemma verde, eh? Vabbè, ci ritorneremo quando magari saremo anche più potenti e quindi sarà molto più agevole distruggere i due boss. Ok, andiamo nel portale magico. E c'è un altro prigioniero. Intanto andiamo a vedere cosa ci dice il capovillaggio. Moontail, il capovillaggio, coda di luna. Cosa ci dice? È terribile, c'è solo una spiegazione per questo flusso di violenza, per questa invasione di violenza. Darun, un antico e malvagio dio, si sta svegliando dal suo sonno. I suoi antichi tempi di corruzione, i suoi antichi tempi del male emanano pura essenza malvagia. Dobbiamo rivolgerci ai nostri dei antichi buoni, tanto diciamo che veneriamo, e cercare il loro aiuto nel tempio mistico di Shaklu. Lei sarà in grado di aiutarti ad affrontare questa minaccia. Ma aspetta, prima di andare, devi sapere che molti dei nostri amici sono scomparsi. Molti dei nostri abitanti del villaggio, dei nostri amici, sono scomparsi. Forse hanno avuto lo stesso destino di Corvo? Sono stati rapiti? Ed è proprio così. Prima di andare però a salvare un altro nostro amico, oppure di andare qui al tempio del dio antico Shaklu, che ci aiuterà, torniamo da Corvo il Mistico. Vediamo un po' cosa ci vende. Allora, benvenuto Furwind, vieni e avvicinati al fuoco, dimmi di cosa hai bisogno da questo vecchio corvo. Allora, possiamo aumentare la nostra energia, la nostra stamina, quindi il numero di attacchi che possiamo fare, oppure aumentare la possibilità di trovare le ghiande dai nemici morti. Noi ovviamente cerchiamo di potenziare l'energia e andiamo quindi a ben 4 punti di energia invece di 3. Andiamo a salvare il nostro amico Dark Magic. Qui c'è uno del villaggio, un altro abitante del villaggio che è stato imprigionato dai nemici. Andiamo a vedere com'è questo. Ah, i maghi l'hanno imprigionato. Sto livello sembra veramente difficile, però per fortuna ho un punto di energia in più stavolta. Sì, ok. Mi devo riparare dalle magie, come vedete. Aia. No, scappa, scappa. Me li metto qua che è meglio, oddio. Fuoco incrociato. È difficile sto livello, no? Allora, come vedete adesso cominciano a sparare a ritmi scadenzati. Nel senso, non sparano più tutti contemporaneamente, il che è un problema. Aspettiamo che quello a destra spara. Becca. No. Aspettiamo che quello sopra spara.
Vai. Ok. È una volpacchiotta da salvare, guardatela. Almeno sembra, possibile pure che è maschio. Ah, con un colpo l'ho ammazzato tutti e due. Fantastico. Beccate questa e pure te. Bene, l'ho liberata. Magnifico, sei molto coraggioso ad aver affrontato quei tizi. E quindi abbiamo salvato un altro nostro amico, eccolo, che stava qui. Vabbè, ovviamente i livelli li possiamo rifare quante volte vogliamo, però i livelli questi qui delle prigioni non ci serve molto a rifarli, eh. Questo lo ripeto. Allora, vediamo un po'. Devo andare al tempio di Shaklu. Andiamo al tempio di Shaklu. C'è un altro livello, quindi, qui. Ah, mi ricordo. Questo è un livello metafisico, ragazzi, perché entriamo nel tempio di Shaklu, dove entreremo in un'altra dimensione. Shaklu, come vedete, è un dio aquila. Ci sono teste di aquila e figi. E siamo all'interno di una... entriamo all'interno di una dimensione metafisica dove dobbiamo fuggire da questa minaccia del male. Aia! Aiuto! Aia! No, 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 no! Stanno avvicinando le mani! Aiuto! Oh no 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 no! Allora qua mi ricordo che a un certo punto tornano indietro queste pietre, quindi devo stare attentissimo. Aiuto! No, mi hanno inghiottito. Il livello è da rifare perché mi hanno inghiottito. Il male mi ha inghiottito, ragazzi. No, 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 no. Ah, per prendere gemme. Per prendere gemme sto perdendo tempo. Non devo perdere tempo. Attenzione qui. No! Perché torna indietro? Devo saltare prima che torni indietro. Aia. Ho mancata una, vabbè non fa niente, dai. Dai! Sì! Vai, vai, vai! No, non devo andare su, non devo andare su! Non devo prendere non devo prendere neanche la gemma grossa perché sennò faccio una brutta fine! Aiuto, aiuto, aiuto! No, 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 no! Ce l'ho fatta, ce l'ho fatta! Sì, mamma mia, è stato difficilissimo. Ah, ok. Vediamo un po' il dio Shaklu cosa ci dice. Si sta svegliando, si sta risvegliando Shaklu. Abbiamo risvegliato dal male, abbiamo risvegliato il tempio di Shaklu dall'influsso del male. Eccolo! Ci dà una piuma? Ci ha dato un potere. Che potere è? Allora, mi ha dato un trofeo d'argento che si intitola Shaklu Blessings, che vuol dire la benedizione di Shaklu, che questo dio... dio corvo, no, dio aquila, quindi dio del volo. E forse ci ha dato un potere del volo? Shaklu, l'antico del totem, ti ha dato la sacra piuma, il potere della sacra piuma. Usalo per volare oltre gli ostacoli o per colpire i tuoi nemici. Mentre stai saltando, premi il tasto cerchio per utilizzare il potere del volo. Ah, quindi ok, abbiamo il potere del volo adesso. Devo riuscire a centrare quel buco là, pare... mi sa che non è tanto facile, eh? Sì, ce l'ho fatta, andiamo. Ok, quindi abbiamo ottenuto un nuovo potere. Ragazzi, la puntata finisce qui, prossimo livello andremo a visitare il livello 4, vedere nel buio. Un livello molto particolare, che mi ricorda un po' Donkey Kong Country, perché io l'ho fatto su PlayStation Vita, questo livello,
ed è tutto in una caverna buia con tutti i luccioli che ti illuminano. Somiglia un po' anche a un livello di... Se ricordate il gioco di Indiana Jones, quello per Amiga, Master System, Commodore 64, per gli 8-bit, no? Indiana Jones and the Last Crusade, the action game. Il gioco d'azione di Indiana Jones e l'ultima crociata, dove tu c'avevi una torcia e non dovevi farla consumare. Faccio vedere un pezzetto. Vedete, sto qui al buio e c'ho tutte lucciole che mi illuminano. E piano piano però le lucciole si disperdono. Se rimani al buio, vieni inghiottito dall'oscurità. Vi faccio vedere come succede. Se tocchi i cristalli qui... Se tocchi i cristalli, se stai vicino ai cristalli, le lucciole non si disperdono. Però, altrimenti, come vedete, si disperdono. E se tu... Se le lucciole finiscono... Guardate che succede. Succede una cosa molto brutta. Guardate gli occhi nell'oscurità che ti scrutano. Finiscono le lucciole e viene inghiottito dall'oscurità. E ho anche preso un trofeo, inghiottito dall'oscurità. Vabbè ragazzi, per questa volta è tutto. Prossima puntata affronteremo questo livello molto horror. Per questa volta è tutto. Ciao ragazzi, alla prossima.